Audio Jungle. Amici ed amiche di Vivi Casa Giove, ben ritrovati. Quest'oggi andremo a realizzare una torta che sicuramente conoscerete, è una torta tradizionale, ossia la torta mimosa, in occasione della festa della donna. Io qui ho già preparato il pan di Spagna perché naturalmente per una questione proprio di tempi non possiamo prolungarci e però voglio comunque chiarire gli ingredienti. In effetti ho utilizzato ben 10 uova separando i tuorli dall'albume e in entrambe le parti poi ho aggiunto 150 g di zucchero, quindi sia nella parte rossa che nella parte bianca. Naturalmente ho poi montato a neve la parte bianca, ho reso più schiumosa invece la parte rossa e ho aggiunto poi la farina mescolando entrambe le parti, naturalmente con delicatezza, con il solito movimento del cucchiaio dal basso verso l'alto. E una volta aggiunta la farina, 300 g di farina precisamente, potete aggiungere la vanillina quanto basta, magari una bustina o due bustine, e naturalmente poi il dolce, la base, è pronto per essere cotto in forno per circa 30 minuti. Ora passiamo alla farcitura della torta mimosa e questa volta però ho voluto un pochino stravolgere diciamo le regole della tradizione e in effetti voglio utilizzare questa crema, una crema particolare come potete notare perché realizzata con mascarpone, un 500 g può bastare, Nesquik quanto volete, dipende dalla consistenza, dalla dolcezza che volete appunto conferire alla crema, e latte condensato, sempre quanto basta. Mi raccomando, non rendete poi la crema troppo dolce perché altrimenti non è piacevole al palato e quindi disgusta. Inizio quindi a farcire la mia torta, però bisogna comunque fare una precisazione: il pan di Spagna, come potete notare qui, è molto morbido e quindi sta a voi decidere se in realtà bagnarlo o meno. Naturalmente più è bagnato più il sapore è migliore e quindi io consiglierei appunto una bagna molto delicata, quindi a base di glucosio, che io qui ho già preparato naturalmente, quindi inizio proprio con questa procedura, come potete notare, in questo modo. Mi raccomando, non troppo, altrimenti rendiamo il pan di Spagna troppo inzupposo. Questo primo strato, perfetto, ok. Una buona tecnica per dosare la bagna è quella di riuscire poi ad alzare il pan di Spagna. Se io riesco ad alzarlo in questo modo, a sollevarlo senza problemi, significa che comunque il mio pan di Spagna ha un'ottima consistenza e non è stato bagnato troppo. Quindi procedo con la crema, potete iniziare da quella che volete perché come potete notare in realtà ho anche preparato una crema bianca, la famosa crema Chantilly, che è una crema abbastanza classica realizzata con panna e vanillina per renderla più dolce. Però inizio con questa crema nera, appunto black, i cui ingredienti già sono stati specificati prima. Perfetto, quindi inizio un pochino a livellare la mia torta. D'altronde la torta mimosa è anche molto semplice da realizzare, sia per le creme, quindi per la farcitura, sia per la base, e non richiede molto tempo.
Naturalmente, come ho già specificato prima, questa non è la classica mimosa perché ho voluto un pochino stravolgere la tradizione ed aggiungere un tocco personale. In effetti nella classica torta mimosa non ritroviamo questi tipi di creme, bensì la crema diplomatica, ossia un mix tra crema pasticcera e crema chantilly. O anche altre variazioni con fragoline, magari per renderla più fresca. Perfetto, quindi una volta farcita la torta con questo tipo di crema, possiamo procedere nell'inserire il secondo strato di pan di Spagna. Ecco che lo prendo e lo vado a posizionare proprio qui in questo modo. Faccio aderire bene, mi raccomando, con precisione. Perfetto, e procedo quindi sempre con la bagna come ho fatto precedentemente. Adesso prendo invece la famosa crema Chantilly, che è la crema classica che sicuramente avrete già utilizzato in cucina, in altre ricette. Spostiamo questa perché non la utilizzeremo più. E quindi vado a livellare sempre con questa spatolina. Questo è il lavoro più lungo e diciamo che richiede un po' più di precisione. Livellare la torta perché sta proprio qui l'abilità in realtà, altrimenti avremo una torta sproporzionata e non equilibrata. Perfetto, quindi concludiamo con l'ultimo strato di pan di Spagna, eccolo qui, che vado a bagnare come quelli precedenti. Perfetto, in questo modo. E quindi il pan di Spagna cerchiamo di far assorbire bene il liquido. Perfetto, in questo modo possiamo concludere così. Quindi adesso non ci resta che decorare la torta con la stessa crema che abbiamo utilizzato come ultimo strato, ossia la crema Chantilly, perché infine non si tratta di una crema particolare, è semplice panna dolcificata, quindi. Quindi procediamo con la decorazione della nostra mimosa e cerchiamo di renderla anche un po' più realistica con questi quadratini di pan di Spagna che ho ricavato precedentemente e quindi li vado a pigiare in questo modo lateralmente. Completiamo la torta mimosa
con dei ciuffetti di panna che realizzerò con la sac à poche. Perfetto, una volta completato questo passaggio inserirò delle decorazioni in pasta di zucchero, sono dei semplici fiorellini. Naturalmente di colore giallino in modo che richiamiamo la tonalità della torta mimosa.